Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ve lo dico? Ve lo dico o non ve lo dico? O forse già lo sapete? Dai, dai, che lo sapete, dai. Dai, lo sapete, lo sapete. Lo sapete benissimo, dai, lo sapete. Anche Nico Gonzalez si è fatto male. Ora non lo so che cosa alla caviglia. Se è un problema muscolare, se è un problema, una distorsione, non lo so, però si è fatto male. Non mi voglio ingazzare, non mi voglio ingazzare perché non mi voglio ingazzare, però non lo so. Fate voi, gli esperti siete voi, io non capisco un cazzo, gli esperti siete voi. Fatto sta che quello si è spaccato i Pirenei, come cazzo si chiamano qua. E questo non sta in Oriente prima delle 4 settimane. Questo lo si sapeva che era mezzo fracito anche, non è che non lo si sapeva. Qualcuno mi aveva avvisato, state attenti perché vi state prendendo con un mezzo fracito. Sì, è carino qua, là, però è mezzo fracito. Ora non lo so, la caviglia è una distorsione, magari ha messo male il piede, non lo so, non ho che dirvi, non ho che dirvi, non ho che dirvi, so soltanto che purtroppo poi con queste cazzo di nazionale ormai noi la paghiamo sempre cara, sempre, sempre, non abbiamo mai un briciolo di fortuna. Che vi devo dire ragazzi, che vi devo dire? Purtroppo è così, non lo so l'entità, non lo so. Ora vediamo poi il giorno, durante la giornata, vediamo che cosa dicono i medici, cosa dicono i responsi. Però magari non sarà niente, però o può essere anche tutto. Ha chiesto il cambio, ha chiesto, è uscito e questo è quanto. Io onestamente parlando mi sto tenendo calmo, perché avrei da dire l'inferno, avrei da dire. Avrei da dire all'inferno, ma non lo dico. Vediamo cosa dice il medico per Rico Gonzalez. Però erano quei nomi che, diciamo, come tutti noi sapevamo, erano quelli che erano, diciamo, a rischio infortunio. Erano a rischio infortunio. Qui alla Venus non c'entra niente, per l'amore del cielo, assolutamente niente, perché è in nazionale. Però li abbiamo fatti di video. Ragazzi, vuoi essere bravino, ma questo è soggetto a infortunarsi, questo è problematico, state attenti, stiamo attenti. Non mi sembra. Ma lo so, non voglio dire quello che sto pensando, perché poi qua si scatena l'inferno e possibilmente anche la cosa rientra e non chiede. Vediamo il referto medico, vediamo il bollettino medico cosa dice. Poi magari ci lasciamo andare a ruota libera, perché io già lo so. Crea la vita, sai, quando uno si dice lascia il certo per l'incerto. È così, già dovete capire quello che voglio dire. Lascia il certo per l'incerto. Il certo per l'incerto. Quando si cambia lavoro. Quando si cambia macchina, quando si cambia. E allora uno fa, ma cosa stai facendo? Stai cambiando il certo per l'incerto? Ma sei sicuro di quello che fai? Sì, sono sicuro di quello che faccio. Poi, vabbè, è importante che sei sicuro tu. Non diciamo, non andiamo oltre, teniamoci calmi, mettiamo a verbale che c'è questo infortunio, che a tutti poteva succedere, ma è successo sempre a noi, ogni volta con noi è così sempre. Ma può succedere a tutti, ma succede sempre a noi. Succede sempre a noi. Sempre. Guarda caso, quel giocatore che già noi sapevamo che era con la, diciamo, con la lente di ingrandimento puntata. Ragazzi, aspettiamo in giornata l'evolversi della situazione. Questa sera c'è la partita della Francia. Ci sono i Wendini, ci sono? Non lo so. Chi c'è di Wendini? Non lo so. Cambiasso, che c'è? Chi gioca? Speriamo che non gioca nessuno. Proprio io se fossi un presidente di società, non manderei nessuno. Non manderei nessuno.
non mantenere nessuno, io ti pago con lo stipendio, tu stai qua. La nazionale si deve fare un mese dedicata solo alla nazionale, fate quello che volete, allenatevi, fate tutto quello che volete, è dedicata alla National League, alla Scoppa, alla Minchia League, a tutto quello che volete. Perché ogni volta è un bordello, sospende il campionato per queste schifezze di nazionale, queste porcate, queste troiate, queste puttanate di nazionale, è una cosa pazzesca. Ma che schifo, io veramente le abolirei, soltanto un mese, il mese di giugno è tutto vostro, fate quello che cazzo volete, fate le competizioni che volete, vai, scannatevi. Mamma mia, che bordello, si interrompe la preparazione, si interrompe la situazione, si interrompono gli allenamenti, si interrompe un concetto che sta portando avanti il tuo allenatore, deve andare a fare aerei, voli transoceanici, deve tornare, deve fare jet tag, è un bordello, e poi chi piange le società. Ora, su questo caso, su Nico Gonzalez, come si chiama la Brondolo Consenzao, non lo so, non voglio esprimere su questi giocatori, non mi voglio esprimere, voglio stare calmo, state calmo, perché ce l'ho qua, ragazzi, vi lascio. Comunque, climaticamente parlando, caldo, hai rotto la minchia, dove fai pioggia che fai danni, vai a portare un po' di sole, e dove c'è sole porta un po' di pioggia, perché non se ne può più, 35 gradi, 36 gradi, la notte 30 gradi, non se ne può più, basta! Ma si incazzati, fino alla fine forse io.